alcuni che hanno cantato in tempi passati e che comunque gioiscono ancora del cantare le lodi del Signore. Ecco, la Corale San Giulio inizia con il cantico dell'agnello, l'alleluia, il canto dei salvati, il canto di coloro che si sentono amati da Dio, salvati dal male, salvati dalla morte, e anche già nel cammino terreno cantano la gloria del cielo. Ecco, poi andando avanti faremo anche questa unità con chi è già nell'eternità. Ma intanto da cristiani si canta la gloria di Dio, la gioia dei salvati, pur in mezzo al cammino che è fatto di tante gioie, ma anche di qualche sofferenza. Allora salutiamo anche il Signore qui presente con una preghiera brevissima e poi ascoltiamo il canto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Un applauso che dice e incoraggia la nostra corale e la ringrazia per quanto fatto in questi 20 anni e che ci fa vivere anche questa sera e domani. Alleluia, alleluia, alleluia.
La Corale di San Giulio è felice di vedervi, perché fare un compleanno insieme è piacevole. Questo è il nostro compleanno. Benvenuti a tutti. Il tempo. Nulla è così sfuggente, inafferrabile, inarrestabile. Ma è proprio il tempo che col suo scandire e il suo trascorrere è proprio il tempo a darci le ragioni di questo nostro ritrovarci. La Corale di San Giulio compie 20 anni. Il tempo è ciò che i coristi donano alla comunità, il proprio tempo, per provare, per imparare la musica. Il tempo e la musica. La musica è l'unica forma d'arte totalmente calata nella dimensione del tempo. È impossibile disgiungere la musica dal tempo. Quello che ripercorreremo stasera è un cammino nel tempo. E quali sono i traguardi futuri di questo gruppo di persone? Ce lo dirà proprio lui. Il tempo. All'apertura del servizio vedrete proprio che ci sarà un orologio che invece di correre nella giusta direzione, nel senso orario, le sue lancette gireranno nel senso contrario, proprio per darci l'idea che adesso noi faremo un passo indietro di 20 anni. Buona visione. Paolo e Lino. E purtroppo poi abbiamo avuto altre perdite, la cara amica Susi e il coira Elsa. Ed è questo momento che noi vorremmo impiegare per ricordarli. E per farlo c'è una persona che è la più adatta, è la persona che proprio alla quale dedicare un applauso, che è chi ci ha fondato, Enrico Ricciardi. Vi ringrazio di cuore. Per me è una gioia essere qui, perché senza contare i 40 anni che siamo qui arrivati, questi 20 anni sono stati pieni di soddisfazione per voi e per me, che vi ho seguito dopo aver ceduto la partita al Claudio. Ma approfitto di questa prossima esecuzione per dirvi che è una composizione che ho dedicato ai miei genitori e poi l'ho dedicata anche ai nostri coristi scomparsi. È un eterno riposo che ho composto nel 73. Adesso vorrei passare il microfono ad Angelo, però ricordando un pensiero di Sant'Agostino a proposito dei nostri scomparsi. Sant'Agostino dice: una lacrima evapora, un fiore sulla tomba appassisce, ma una preghiera arriva direttamente al cuore del nostro Signore Dio. Buon ascolto.
Ed è adesso che ci fermiamo proprio, perché Claudio Chini è con noi. Un applauso. Benvenuti. Adesso dirigerà il prossimo canto che eseguiremo, che è il Cantate Domino, a ricordo di tutti questi bellissimi anni. Possiamo solo dire una cosa, Enrico, hai lasciato la parola in buone mani. Io sono rimasto così commosso nel vedere questo filmato, perché mi sono accorto di quante cose ci siamo dimenticate, questo sicuramente. Sì, sì. Quanti capelli avevo, chi più o meno era gli stessi. Ricordo, non l'ho visto, mi è spiaciuta una cosa di Tamatia, di caso Tamatia, io così mentre ero seduto là me lo ricordavo pensando, ecco, io pensavo a quello, pensavo a quella gita di Rodi che per un attimo è saltata, ma c'eravamo quasi, e così, è stato veramente emozionante, poi vedremo il seguito. Però come tante persone sono passate e come il canto ha messo insieme, tuttora mette insieme persone completamente differenti, neanche io per dire una frase così come diceva Enrico, ricordo Don Bosco, no? Don Bosco diceva che chi canta comunque prega due volte, e questo sicuramente è lo spirito che deve animare chi canta in una corale. Thank you.
poteva mancare un omaggio e un ringraziamento alla Madre Celeste Maria. Il repertorio, tra l'altro, della Corale di San Giulio contiene molti pezzi dedicati alla Madonna, a cui siamo particolarmente devoti. La Corale San Giulio esegue Ave Vera Virginitas. Il direttore, che è l'attuale direttore, è Pino Di Zoppo. Un applauso. Ne abbiamo approfittato per già ringraziarle lì.
ma sono ancora tantissime altre persone. Un ricordo particolare a quante veramente in questi 20 anni, sono più di 100 le persone che in questi 20 anni hanno fatto parte, magari anche solo per un mese o per una volta, di questa corale. E a loro io rivolgerei un grande applauso. Abbiamo ringraziato tutti, ma non abbiamo ringraziato il Presidente. La corale è durata 20 anni e grazie a lui. Grazie. È il momento di dare alcuni ricordi. Don Giovanni, dov'è Don Giovanni? Che ci ha ospitato. Il sindaco o un rappresentante del comune, se c'è. C'è qualcuno? A nome del sindaco, che stasera non poteva venire ma che domani sarà presente, un ringraziamento alla corale. Sapete che come amministrazione, adesso tolgo la giacchetta dalla corale, quella dell'amministrazione, siamo sempre ai vicini, col poco che possiamo, rispettando le particolarità di ognuno, la laicità tra virgolette del comune, per quanto poi riguarda invece la parte importante che la corale svolge all'interno del paese e fuori paese, perché abbiamo visto che ha portato il buon nome di Pugliate Fabiasco in molte parti d'Italia. Per cui un ringraziamento sicuramente al signor Ricciardi, lo sa quanto personalmente ma anche per l'amministrazione ci siamo grati, e a tutti quelli che vi dedicano, come ha detto anche Angelo, il loro tempo per continuare questo lavoro, tra virgolette, nella corale. Un ringraziamento particolare a te Angelo, perché con molta perseveranza hai voluto questo festeggiamento, so che ci hai messo tanta energia e tanto tempo, te, Giancarlo, il Francesco, tutti quelli che ti hanno dato una mano. Grazie. C'è un rappresentante del corpo musicale. Sapete che il corpo musicale l'anno prossimo festeggia 140 anni, è un po' come l'abbiamo chiamato un po' il nostro fratello maggiore. Non c'è nessuno? Mario? E della Prologo c'è qualcuno? Per gli alpini? C'è un alpino? Per il comitato feste di Fabiasco, semmai poi ci vediamo domani, sempre. Nel gruppo anziani. Al presidente della scuola materna. Il vicepresidente della scuola materna, va bene. Dai, vai. E questo vorrei dirlo io, Giancarlo. Sapresti
È stato un gran lavoro, veramente. Giancarlo ed io, per mettere insieme tutto questo lavoro, abbiamo lavorato dei mesi, perché non è stato molto semplice. Speriamo che il risultato vi sia piaciuto. In conclusione, il modo migliore per terminare è cantare. Forza! Si concluderà in gloria in serata.
Grazie di essere intervenuti. A domani. Grazie. Ecco, concludiamo facendo un augurio alla Corale. Sul settimanale l'Angelo ha spedito l'articolo, c'è stato un piccolo errore, invece di 20 anni hanno scritto 120 anni. E allora lo facciamo come augurio da arrivare ai 120 anni. Un bel applauso e ancora grazie per tutto quello che hanno fatto loro e tutti gli altri 60, totale 100, no? Loro e tutte le altre 60 persone che in questi 20 anni hanno cantato, e quello che faranno loro e tutti gli altri che si aggiungeranno. Pino è contento. Un applauso ancora e grazie a tutti.